Siccità e approvvigionamento idrico, due tematiche affini anche per le canottieri di Cremona, alle prese con consumi e costi elevati. Al DLF nessun grosso problema, tranne quello legato alle alghe in piscina. Approvvigionamento idrico non abbiamo criticità, la piscina va con l'acquedotto, una parte di irrigazione ahimè va con acquedotto, dico ahimè per il discorso dei consumi. Per quanto riguarda poi a livello di approvvigionamento della palazzina, quindi spogliatoi interni piuttosto che gli spogliatoi a servizio della piscina, va tutto con acquedotto e anche lì ovviamente non abbiamo problemi. L'unico problema che abbiamo riscontrato dovuto alle alte temperature è stata sull'unica piscina che abbiamo, è interessata a un fenomeno di presenza di alghe che ha colorato l'acqua di verde. È in fase di trattamento e giovedì riapriremo la piscina. È l'unico vero grosso problema che ha creato la siccità. Per quanto riguarda il fiume in secca, qualche cambio di abitudine anche per i canottieri che frequentano il Po in barca. I nostri canottieri sono molto numerosi e al momento non hanno trovato difficoltà nella navigazione, nell'uscita diciamo in fiume, che l'hanno affrontata con uno spirito diverso, vanno ad esplorare punti che prima non erano accessibili o comunque visionabili.